Ho approfittato dell'uscita di Candyman su Amazon Prime Video per recuperarlo, dal momento che non l'avevo visto in sala. E per fortuna aggiungerei, perché 8 euro per vedere questo film non li avrei spesi volentieri. Farò spoiler dall'inizio alla fine perché veramente non ci ho capito un cazzo in questo film e magari qualcuno può aiutarmi. Lo so che non è il primo film su Candyman che fanno, ne hanno fatti altri, ma questo è il primo film di Candyman che ho visto e quindi giudico quello che vedo e quello che vedo non mi ha detto un cazzo. Il film sembra anche partire abbastanza bene, non è niente di nuovo però dei soliti horror che vediamo in giro, è girato come è girato un qualsiasi altro horror. Fatto è che possiamo anche tralasciare la storia di Candyman, di come ci racconta il film, di come è diventato Candyman un mito, una leggenda. Perché fa veramente schifo, cioè proprio l'idea più brutta. Che cazzo l'ha inventata sta storia? Fa proprio schifo, è quasi ridicola. Possiamo anche tralasciare le reazioni assurde che hanno certi personaggi, tipo il primo tizio che viene ucciso da Candyman. Praticamente c'è questo curatore di mostre d'arte con una ragazza. Ecco, entrambi vengono uccisi, prima la ragazza e poi lui. Gli muore la ragazza tra le mani con la gola tagliata e la sua reazione è guardarla come se non fosse successo niente. Tra poco gli dava due schiaffetti sulla faccia per vedere se era tutto ok. Quindi abbiamo detto tralasciando la storia insulsa, tralasciando le reazioni insulse, cosa ci rimane? Ci rimane un protagonista insulso perché viene punto da un'ape e l'ape di Candyman a sto punto non lo so. E praticamente ha la mano, nel corso del film, ha la mano tumefatta, è un'infezione praticamente che gli prende metà del corpo e non si degna neanche di andare a farsi vedere in ospedale. Nessuno gli dice niente, nessuno nota niente. Ma stiamo scherzando, ma che cazzo è? Ma la cosa che più mi ha fatto incazzare è che fino alla fine del film praticamente sembra la trama essere tutta lineare e ben comprensibile da chiunque. Il vero problema arriva appunto verso la fine del film, quando il film sembra accartocciarsi su se stesso. Ci sono delle rivelazioni fatte dal tizio di colore della lavanderia che non stanno né in cielo né in terra. Veramente hanno buttato tutto in merda. Quindi non riesci più a capire se Candyman è reale oppure no. Non riesci a capire qual è l'obiettivo di Candyman. Non riesci a capire l'obiettivo di quello che ha la lavanderia. Che cazzo vuole fare? Vuole trasformare Candyman da mito a realtà? Non si sa, perché il nostro protagonista, quello tumefatto, ecco, è lui a diventare Candyman alla fine del film. Però è stato lui il primo a evocare Candyman dicendo il suo nome 5 volte davanti allo specchio. E quindi perché quando l'ha detto non viene ucciso? Invece tutti gli altri del film che dicono 5 volte Candyman muoiono dopo 2 secondi. E poi perché la fidanzata del nostro protagonista, che sarebbe quindi la fidanzata di questo futuro Candyman, non viene uccisa e al posto suo muoiono tipo 7 poliziotti. Ho capito che è un film che denuncia la violenza della polizia contro i neri, contro gli afroamericani, però cazzo così è anche troppo, cioè mi cadono proprio le palle. Ora io non so se questo è un sequel diretto o qualcosa del genere, dei film che hanno fatto prima, ma se anche così fosse, non si capisce veramente un cazzo, non torna niente. Alla fine hanno buttato, come ho detto, tutto in vacca. Inoltre, la storia del mito di Candyman che si inventano nel film, oltre a essere stupida quella, è anche banale la storia proprio della trama del film, ovvero il solito artista in crisi che trova ispirazione in qualcosa di soprannaturale, in qualcosa di demoniaco. È una cosa vista e rivista 100 volte, cazzo. Quindi se dovessi dare un voto da 1 a 5 a questo film, gli darei 2 per l'impegno, ma veramente non lo consiglio proprio. Se dovete guardarvi un horror, guardatevi altro. Ma fa paura almeno. Boh, se vi compare Candyman di fianco, probabilmente prendete paura, ma se guardate solo il film,